Ho sentito grida e una serie di colpi. Alcune persone ci hanno detto che era esplosa una bomba. Buonasera, buonasera. Eh, questo è speciale TG1 naturalmente eh, dedicato alla strage di Capodanno a Istanbul. L'abbiamo vista nelle immagini, nella copertina curata da Barbara Carfagna e da Germano Satiri. Subito vorrei presentarvi gli ospiti che sono qui in studio con me. Alla mia destra il viceministro degli Esteri Mario Giro. Buonasera, Buonasera. viceministro Amedeo Ricucci, eh, collega e compagno eh, di eh, interesse nelle vicende mediorientali del TG1 e poi alla mia sinistra un altro amico, un altro esperto, eh, il collega del Sole 24 Ore Alberto Negri e poi Albert, eh, Andrea Margelletti, presidente del CESI, del Centro Studi Internazionali. Buonasera, buonasera, buonasera Andrea. Allora subito io direi di andare a vedere quali sono, eh, qual è la ricostruzione di questa intensa giornata con il servizio curato dal nostro Marco Clementi. Poi Torniamo in studio e vediamo la complessa storia che riguarda il terrorismo nella città più importante della Turchia. È lunedì 20, ora locale, di una notte che doveva essere di festa. Il terrorista inizia a sparare già fuori dal locale. Fa fuoco sulla soglia del Reina, discoteca esclusiva del quartiere Bejiktas, nella parte europea della città. Simbolo della Turchia laica e occidentale. All'interno ci sono circa 600 persone. Oh, Mehemet ha ripreso tutto con il suo telefonino. Il terrorista, lui, l'ha visto in faccia. Mi ha guardato negli occhi e si è messo a ridere. Poi mi ha lasciato andare. Stavo guardando dietro di me. Mio marito mi ha detto di buttarmi a terra. Poi è arrivato un uomo. Ci siamo buttati giù. Mio marito mi ha protetto col suo corpo. È rimasto ferito. Ci hanno sparato addosso. Io sono svenuta. Ho visto una persona sparare e mi sono nascosto. L'assassino si è fatto largo nel locale, a colpi di mitra. Spari a raffica per uccidere più gente possibile, una carneficina. 39 le vittime contate finora, la maggior parte sono stranieri, soprattutto dell'elite medio orientale. Tra le vittime non risultano italiani, fa sapere la farnesina. La polizia ha diffuso le foto, si cerca un giovane, capelli scuri e barba, ripreso da alcuni video di sorveglianza. Non si sa se abbia agito da solo, come ha poi sostenuto il ministro dell'interno turco o abbia dei complici. L'ho sentito urlare in arabo mentre sparava Allah Akbar, riferiscono i testimoni sotto shock. In tanti hanno tentato la fuga gettandosi nelle acque gelide del Bosforo. Per qualche momento si è temuto che si fosse barricato all'interno, le teste di cuoio pronte a fare irruzione. Ma in quest'altra immagine, catturata da un'altra telecamera, lo si vede mentre si spoglia degli abiti pesanti e si dilegua. C'è chi dice che fosse travestito da Babbo Natale. Non è così, smentisce il premier turco e aggiunge, ha abbandonato l'arma, abbiamo indizi sulla sua identità. Attentato per seminare il caos, il primo commento di Erdogan. Ecco, e la prima domanda che ci facciamo è... Era un terrorista solitario o è stato un commando? E ancora, che cosa dice, che cosa sta eh, pensando eh, Erdogan eh, con la sua compagine di governo? Lo chiederemo subito alle due colleghe della RAI che sono a Istanbul per noi, Lucia Goracci e Carmela Giglio, ma subito io vorrei, eh, con grazia grazia a lei, arrivare a una testimonianza. Particolarmente importante, che è quella dei cinque italiani che nella discoteca erano quella sera e che, per fortuna, si sono salvati. Una, peraltro, ha avuto solo eh, una leggera ferita all'arcata sopraccigliare. Ma eh, è importante sentire quello che dicono perché è una testimonianza di prima mano. È accaduto tutto in un istante, ci siamo buttati a terra, hanno raccontato due ragazze e un giovane di Modena, una donna bresciana e un'altra persona originaria di Palermo. Anche loro ieri sera erano nella discoteca Reina di Istanbul avevano deciso di trascorrere il capodanno nel locale con vista sul Bosforo. Stavamo festeggiando e mangiando quando è scoppiato il panico, hanno ricostruito. Secondo il racconto di questi testimoni, i colpi sarebbero stati sparati da diverse traiettorie e da due attentatori, uno vestito di rosso con un lungo cappello di lana in testa. Dalla scalinata sparava sulla pista centrale del locale, poi dal piano superiore vicino al ristorante giapponese, un altro uomo armato avrebbe aperto il fuoco sulla folla, a caso. Ci siamo buttati sotto i tavoli, ha detto la donna bresciana. In Turchia per lavoro se l'è cavata con un'escoriazione sopra un occhio. Illesi gli altri quattro italiani ancora sotto shock. La paura di essere uccisi, i proiettili schivati, la disperata ricerca della via di fuga. Ora che sono salvi vogliono accelerare le pratiche per tornare prima possibile in Italia. Ecco, Lucia Goracci, da queste testimonianze sembrerebbe che in azione sono entrate almeno due persone, e, eh, però eh, le fonti ufficiali turche questo non lo dicono. No, le fonti ufficiali turche dicono ben poco e poco dicono i media, turchi che sono sottoposti come già eh, per gli attacchi scorsi a un blackout per eh, proteggere, così dicono le autorità turche, l'inchiesta in corso. Però lo dicevate, si è parlato di spari provenienti da più. Direzioni. E questo non lo hanno fatto soltanto gli italiani eh, scampati per un soffio al massacro, ma anche altre voci, anche altre testimonianze tra i fuggiaschi, tra i sopravvissuti disperati. E certamente le immagini eh, segnaletiche eh, che individuano l'attentatore verosimilmente provenienti da telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Istanbul lo fanno vedere in compagnia di più persone. Eh, questo è forse. Dei tanti attentati in Turchia che ci siamo trovati a testimoniare, a raccontare nell'ultimo anno e mezzo, il più, il più europeo viene da dire non solo perché ha colpito la parte europea della Turchia, non solo perché dopo la strage di Natale. A Berlino è arrivata qui la strage di Capodanno, ci si aspettava e c'era mezza Europa blindata per un possibile eh, rischio di attacchi, ma anche per il profilo internazionale delle vittime. Due terzi dei morti sono stranieri. Chi si è colpito questa volta? Soprattutto arabi, perché quel locale ospitava eh, quel mondo arabo facoltoso, molti sauditi, ma anche dal Kuwait, dal Marocco persino un'israeliana tra le vittime, che vengono a Istanbul da turisti magari eh, per concedersi quelle libertà, l'alcol incluso, che nei loro paesi conservatori e reazionari non ci si concedono, eh, ma soprattutto lo Stato islamico vuole colpire quella società aperta che un locale ov ovviamente come Reina eh, eh, in qualche modo rappresenta. Non c'è... Eh, tra i tanti attentati che ci sono stati quello che viene in mente eh, come simiglianza, come assonanza, il Bataclan a Parigi, anche lì si colpì un locale notturno dove c'era un concerto in corso, dove c'era una festa che tanto in odio il terrorismo sembra, sembra avere, non c'è forse un comando, non c'è quella lunga preparazione dentro lo Stato islamico in Siria dell'attentato, ma c'è sicuramente un filo rosso che in assenza di... Rivendicazioni a quella matrice rimanda. Grazie, grazie Lucia Goraci. Adesso subito da Carmela Giglio per chiedere che cosa ha detto il governo turco e quali sono le piste che ha offerto ai giornalisti in queste ore. Tanto partirei dalle dichiarazioni di Erdogan o meglio dal, dal comunicato del presidente Erdogan, eh, il messaggio che ha lanciato eh, al popolo turco è stato bene vogliono, eh, vogliono gettarci nel caos, vogliono che la. Eh, eh, Turchia venga destabilizzata ma noi eh, riusciremo a reagire mastreremo eh, sangue freddo riusciremo ad estirpare eh, i terroristi e a colpire anche i loro mandanti ecco credo che sia eh, importante sottolineare questo punto il fatto che ehm, Erdogan abbia lasciato ad altri e dai suoi ministri per ora uscire, uscire allo scoperto e abbia preferito invece affidare ad un comunicato la sua reazione a caldo, potrebbe essere anche eh, la spia di una, di una difficoltà che il presidente sultano sta affrontando. Eh, penso che sia importante fare un piccolo passo indietro e ricordare che nel 2015 in una doppia tornata elettorale il partito di Erdogan, l'HP, riuscì a vincere, a prima perse e poi riuscì a riconquistare la maggioranza assoluta. Facendo leva sulla paura dei, dei turchi, eh, spaventati dai curdi che avevano rialzato la testa, dall'ondata di attentati che ricominciava. Ebbene, ai turchi Erdogan aveva promesso eh, una nuova stagione di pace e di stabilità. Evidentemente, quella scommessa, quella scommessa la sta. La sta perdendo, sta fallendo su quel piano. Questo nonostante eh, il pugno di ferro interno con, con le purghe seguite al fallito colpo di Stato, con eh, la linea dura usata con, con i curdi e soprattutto con questa forma eh, di interventismo eh, neo-ottomano neo che ha. In Siria, sul campo di battaglia siriano, il proprio eh, baricentro. Quindi eh, eh, Erdogan incassa per ora eh, questo nuovo colpo, che è sicuramente anche un colpo eh, alla, sua, alla sua statura, alla sua eh, leadership, e manda avanti eh, i suoi ministri. Il primo a intervenire oggi a dettare la linea ufficiale, mentre lo ricordava prima anche eh, la collega Lucia. Goracci viene di fatto sul, sul corso delle indagini, Carla è una specie di, di, di coltre di, di ferro alla quale è difficile, attraverso la quale è difficile aprirsi un varco, dicevo il primo a rompere questo silenzio è stato eh, il, ministro degli, il ministro degli interni, che, ha, eh, che ha, eh, come, ha, ha, ha dato le prime eh, indicazioni sul, sul terrorista, ha parlato fin dall'inizio di una sola persona, eh, di un lupo solitario che avrebbe eh, agito eh, mentre no. smentendo le voci che circolavano, che continuano a circolare, ne accendamate anche voi poco fa. Sulla presenza di complici di più fonti di, di fuoco all'interno del, della, della discoteca sul, sul Bosforo. Certo, certo. Eh, poi c'è anche un altro elemento che contrasta con prassi del passato. In altri casi, in altri attentati, eh, il governo era subito intervenuto eh, mh, denunciando la possibile matrice dell'attacco, questa volta invece. Sia il ministro degli interni sia il, premio, il premier Il Dream, che è intervenuto nel pomeriggio dopo una riunione del gabinetto di, di sicurezza, eh, hanno mostrato cautela. Hanno detto entrambi: è ancora troppo presto. Ecco, per, per fortuna almeno si lasciano stati ancora delle strade aperte, Carmela. Eh, Mario Giro, in qualche modo Istanbul sembrava vicinissima all'Europa. E a un certo punto è cominciata una deriva che ce la fa vedere sempre più lontana. Istanbul è una grandissima città, forse più di cinque volte Roma, difficile da controllare, dalla grande e nobile storia. Non è che geograficamente sia allontanata, ma è tutta la Turchia che sta vivendo in questo momento un periodo molto difficile. Naturalmente la prima cosa da dire è la nostra solidarietà, come ha espresso il ministro Alfano ai turchi, al popolo, al governo turco nella lotta contro il terrorismo che è una lotta comune. Però è evidente che c'è qualcosa eh, che sta mettendo a repentaglio la stabilità turca e che ci deve preoccupare perché noi abbiamo bisogno di una Turchia che sia stabile in questo senso, ma la frontiera con la Siria, tutti questi anni di guerra, le politiche usate, cambiate varie volte. Alcuni problemi interni, tra cui il, il massimo è stato il tentativo di colpo di Stato, che noi dobbiamo condannare, tutto questo indebolisce questo grandissimo Paese che merita naturalmente tutto il rispetto perché rimane pur sempre un grande Paese e una grande potenza economica. Amadeo Ricucci, eh, in questo caso, soprattutto in questo caso, la parola complessità non va mai abbandonata parlando della Turchia, ma parlando delle indagini. Eh, è tutto chiaro oppure ci sono anche lì dei, eh, delle possibili eh, oscurità? Ma guarda, diciamo innanzitutto che la tipologia di attentati che ha colpito la Turchia nel corso del 2016 è molto variegata. Eh, sono almeno 14 gli attentati di dimensioni considerevoli, con quasi 300 morti. Nel giro di un anno non tutti questi attentati sono stati rivendicati, quindi dire che bisogna andarci cauti perché l'ISIS non ha ancora rivendicato non vuol dire nulla. L'attentato fatto a giugno all'aeroporto di Istanbul non è stato mai rivendicato dall'ISIS, mentre invece è stato rivendicato l'attentato fatto a Sultanamet qualche mese prima vicino alla moschea blu. Quindi L'ISIS ha diversi modi di rapportarsi, diversi modi di operare strategicamente. Non dimentichiamoci che la Turchia è un paese musulmano e sunnita. Quindi, l'approccio che ha l'ISIS alla Turchia, così come l'ha avuta uh, al Bangladesh visti che gli attentati di Dhaka, è ben diverso da quello che adotta nei paesi europei. Le rivendicazioni sono caute e soprattutto sono corredate. Da valanghe di scritti in cui si spiega perché quei musulmani devono morire, perché sono apostati, perché sono complici dei crociati eh, occidentali e tutta una serie di indicazioni. Quindi è ancora presto, però eh, diciamo che il fantasma dell'ISIS aleggia in maniera pesante. Grazie. Alberto Negri. Eh, la Turchia eh, sembrerebbe eh, Avvolta in una uh, coltre di nebbia. È difficile capire quello che succede e la velocità, soprattutto, dei cambiamenti che Erdogan ha uh, dato negli ultimi due anni. Ci sono tre punti essenziali nel quadro attuale turco. Il primo punto sono le scelte che ha fatto Erdogan, in alcuni casi dissennate. Hai sostenuto per cinque anni l'opposizione contro Assad, con l'appoggio degli Stati Uniti, della Francia, delle monarchie del Golfo, e in questo appoggio ha aperto quella famosa autostrada della jihad che ha portato molti combattenti dall'altra parte in Siria. E questo è durato fino a pochi mesi fa, quando poi ha capito che si trovava di fronte a una situazione pericolosa, la possibilità di una sorta di embrione di Stato kurdo siriano ai suoi confini e quindi ha cambiato totalmente la sua politica. Ha abbandonato i jihadisti, ha fatto un accordo con la Russia e con l'Iran e in cambio di avere la mano libera contro i kurdi siriani. Quindi ha cambiato al 360 gradi la sua politica e i jihadisti si possono sentire traditi. Poi c'è il secondo punto fondamentale. Dopo il colpo di Stato del 15 luglio un'ondata di purghe ha investito tutti gli apparati di sicurezza l'esercito, la polizia, i servizi segreti. La Turchia è diventata più vulnerabile perché si è privata di molti suoi abili e importanti funzionari. Il terzo punto qual è? Che questa Turchia di Erdogan per l'Europa è essenziale, non solo perché si tiene 2 milioni di profughi, ma perché fra un po' torneranno tutti quei foreign fighters che sono andati in Siria e quindi la collaborazione di questa Turchia è fondamentale anche per la sicurezza dell'Europa. Andrea Margelletti. Eh... Una cosa mi ha incuriosito. Venerdì scorso nelle moschee, 80.000 moschee eh, turche per eh, indicazione del Ministero eh, delle Religioni sono state tenute delle prediche dagli imam delle kutbe, come si dice, in cui si discuteva ed è stato l'argomento più discusso in tutto il paese della liceità di festeggiare la fine dell'anno nel paese. La domanda era un buon musulmano deve festeggiare, può festeggiare e la risposta era no. Che cosa significa che c'è una islamizzazione che viene ancora di più spinta dal governo in funzione anti-europea e anti-occidentale? Io direi che l'operazione le scelte religiose di ciascun individuo sono naturalmente legittime, intime e personali. Ma in Turchia questo, diciamo, oggettivamente non è avvenuto. In Turchia si è scelto per ragioni squisitamente politiche, eminentemente politiche, di spingere l'acceleratore verso una direzione perché quello garantiva consenso e quindi potere e stabilità. Sarebbe. Balzano dire che le 80.000 moschee in Turchia hanno discusso spontaneamente di questo argomento, se non ci fosse stato invece un fortissimo imprimato dal punto di vista governativo. Allora noi su questo, questo è un punto, credo che per quanto riguarda l'assetto interno turco noi dobbiamo avere il coraggio di dire se il concetto di religione di Stato, che è assolutamente legittimo per, per molte nazioni, in realtà non possa venire utilizzato contro altri stati. E quanto la libertà di espressione del tuo sentire religioso non sia invece vincolante o addirittura di danneggiamento per, chi ti, per le nazioni che ti circondano. L'uso che Erdogan ha fatto di questo tipo di politica mi pare che lo vediamo in qualche maniera eh, tutti i giorni sui giornali, perché come si parafrasando un antico adagio, quando balli con il diavolo, non è il diavolo, non sei tu a ballare con lui, ma è il diavolo che sta ballando con te. C'è una immagine che vogliamo proporvi e che eh, dà proprio l'idea di questo eh, particolare clima che si vive in Turchia. Ed è stata la polemica che eh, c'è stata con Babbo Natale. Babbo Natale deve essere rappresentato in una società eh, musulmana? Beh, eh, ci sono state discussioni, i giornali governativi hanno eh, spinto molto su questo. E guardate questa immagine: ecco, c'è il buon Turco che colpisce addirittura con un pugno Babbo Natale. Eh, questo poi è il discorso che eh, è stato portato anche per quanto riguarda i festeggiamenti del Capodanno. E eh, se ci fate caso, questa mattina era stato detto che uno degli attentatori era vestito da Babbo Natale. Questo probabilmente non è un caso, perché Babbo Natale è stato presente nelle polemiche politiche sulle prime pagine dei giornali in tutti questi giorni. Non casualmente, no, casualmente. Non casualmente Santa Claus con le renne dalla Finlandia diventa motivo di criticità, perché tutte tutte, alcuni tipi di nazioni hanno la necessità. Di trovare comunque un nemico e non c'è nulla di meglio che eh, per aggregare magari una popolazione giovane, magari una popolazione non particolarmente istruita o letterata, non c'è meglio che aggregarla intorno a un nemico astratto. Sì, solo che lo fai sì. in una società che è già divisa, perché la società turca è vero, come diceva... Prima Medeo, che è una società che ha l'80% sunnita, però ci sono anche 12 milioni di aleviti che eh sì. praticano un Islam completamente diverso. E quindi è una, una società multietnica, multireligiosa, con altre sette dell'Islam. E tutti questi discorsi, in qualche modo, poi si incune dentro e frazionano ancora di più l'unità del paese. Ma poi io penso che a riguardo di questo discorso, noi dobbiamo guardare quello che. Preoccupa più noi italiani, noi europei. Cosa ci serve a noi di sapere se i turchi decidono di fare altre feste religiose, come è stato detto? Possono farlo. Mica dobbiamo eh, per forza tutti festeggiare nello stesso momento. La cosa importante è la vulnerabilità e l'assetto, che è stato detto prima, che manca. Noi vediamo un paese che una volta, come diceva lei, direttore, prima era molto vicino all'Europa. Ricordo che la Turchia ha chiesto di entrare nell'Unione un Europea nel... Nella CE non esisteva l'Unione nel 64. E noi non l'abbiamo preso sul serio. Qual è la nostra responsabilità di questo scivolamento? Noi non abbiamo mai risposto né sì né no. Anche per chiarezza, uno può anche dire no a certe condizioni, sì a certe condizioni. Questa è l'ambiguità la, grossa perché oggi noi siamo preoccupati della tenuta dell'assetto di questo Paese. Perché la Turchia... Giustamente, come tutti i paesi, ormai plurale, pensiamo anche alla guerra tra i sunniti, pensiamo anche al discorso tra i guillenisti e i non guillenisti e l'indebolimento del paese. A noi invece siamo preoccupati perché a noi ci serve una Turchia che regga, lerga l'urto, perché la Turchia è Europa già in parte, un pezzetto almeno. Noi un confiniamo con Istanbul lo È, è quello che c'è tra l'Europa e il Medio Oriente. Ed è Ora, nella Nato, mi penso. Ed è nella Nato, è nella NATO certamente. Ora noi eh, agli italiani va detto che serve una Turchia stabile, noi possiamo avere le nostre idee sulla politica di Erdogan e lui può avere le sue idee sulla nostra e possiamo anche scambiarcele, possiamo anche avere una dialettica su questo, è legittimo, però noi dobbiamo sperare che la Turchia regga, perché se la Turchia entra in un vortice di grande instabilità, come già è stato negli anni 80, in un'altra fase, tutta diversa, in cui c'erano attentati tutti i giorni, centinaia di morti, perché ci sono già stati questi attentati. Non c'era lo jihadismo, c'era altro pericolo, però ricordiamoci il pericolo che poi diede luogo a quei lupi grigi, quelle situazioni che poi sono arrivate fino a Piazza San Pietro, ci ricordiamo, no? Ecco, noi già abbiamo vissuto una Turchia in queste condizioni. Ora, quello che non va fatto, lo dico almeno come politica estera di governo, è la Turchia è in confusione? Meglio per noi no, assolutamente no. No, no, questo non lo è dice nessuno. Dobbiamo però ricordarci che la suprema garanzia in Turchia era quella data dall'esercito che interveniva regolarmente con colpi di Stato che oggi, francamente, sarebbero improponibili in un mondo dove visto. non ci sono le superpotenze. Ma c'è uno scivolamento, indubbiamente, della Turchia verso scenari medio orientali. La Turchia, forse, eh, trovando difficoltà ad Occidente si rivolta sempre più come potenza importante verso Oriente e eh, arriviamo. Ma Amedeo, se lei scivola, Siria, scivoliamo anche noi. Sicuramente, sicuramente. Io stavo ecco, eh, limitandomi a dare il dato di fatto, e eh, arriviamo alla Siria, arriviamo alla confusione siriana della quale la Turchia è attore importantissimo, ecco, e Amedeo Ricucci ha ricostruito il puzzle siriano, appunto, con l'intervento della Turchia. Anche se le malelingue si ostinano a negarlo, la luna di miele fra la Turchia e l'Isis è finita da tempo. Per più di due anni dall'aeroporto di Istanbul è partita la cosiddetta autostrada del jihad che ha fatto arrivare decine di migliaia di foreign fighters europei e non nelle terre conquistate dal califfato nero in Siria e in Iraq. I turchi chiudevano un occhio, è vero, perché anche l'ISIS, almeno a parole, si batte contro Bashar al-Assad e come si sa in guerra il nemico del mio nemico non può che essere mio amico. Messo però alle strette, soprattutto dopo che il terrorismo di ritorno ha cominciato a colpire i paesi europei, a Parigi e poi a Bruxelles, Erdogan è stato costretto a smarcarsi dai suoi amici sempre più scomodi. Prima ha sigillato con un muro la frontiera con la Siria, bloccando il passaggio a uomini ed armi, beccandosi in cambio una pioggia di razzi sulle città turche di confine, più di 150 morti in sei mesi. Poi nell'agosto del 2016, con l'operazione Scudo dell'Eufrate è entrato con carri armati e truppe in Siria, ufficialmente per combattere l'ISIS, ma con l'ambizione per nulla segreta di scongiurare il pericolo di un mini Stato culto. In queste settimane i soldati turchi combattono per strappare all'ISIS la città di Al-Bab, a nord di Aleppo, e le perdite sono ingenti da una parte e dall'altra. Negli stessi giorni il novello sultano Erdogan si accordava con Putin, ultimo zar, in un'alleanza inedita che da un lato salva, almeno per ora, il dittatore siriano Bashar al-Assad e dall'altra spinge in un angolo e non lascia più vie di fuga all'ISIS e ai gruppi jihadisti siriani. Non è un caso se a dicembre il nuovo portavoce dell'ISIS, Abu Hassan al-Mujahir, aveva invitato i militanti del gruppo a colpire duro la Turchia, un appello che è diventato un invito a nozze, visto che Erdogan si ritrova ormai impegnato su troppi fronti. Contro la guerriglia kurda nel sud-est della Turchia, contro l'opposizione interna, ghilenisti e soprattutto attivisti dei diritti civili. E adesso con la strage di Capodanno a tutto campo contro l'ISIS. Prima i turchi in qualche modo disposti positivamente nei confronti dei combattenti che andavano ad attaccare il regime di Assad oggi ferocemente contro. Andrea Margelletti, al Bab sta diventando alla pari di Raqqa una specie di simbolo. In queste città i turchi stanno combattendo l'ISIS avendo, come diceva eh, Amedeo Ricucci pesanti perdite addirittura, ci risulta oggi che abbiano perso eh, addirittura eh, tre carri armati Leopard, leopard che sono due. il massimo della modernità per quanto riguarda gli armamenti della NATO. Quindi una guerra che sta diventando eh, seria e sanguinosa tra una... ex diciamo non diciamo alleati, ma eh, conoscenti. È una guerra vera, non è una guerra fatta di episodi. Ma c'è una guerra non raccontata perché non ha immagini, che è quella che fanno tutte le notti le forze speciali occidentali, le forze speciali turche, le forze speciali curde e le varie forze speciali delle diverse milizie, milizie sciite, ma anche le forze speciali cosiddette, cosiddetti commandos dell'ISIS, che si addentrano per chilometri e chilometri nei territori in mano all'avversario o in mano all'ISIS e vanno a eliminare i posti di comando per cercare di far sì che poi quando il giorno dopo le truppe convenzionali debbano combattere combattano un nemico che ha muscoli, che ha braccia, ma non ha testa. Io adesso vorrei andare a Mosca da Marchinnaro, dal nostro corrispondente per chiedergli quanto questa nuova alleanza tra Turchia e Russia funzioni, quanto funzioni l'intesa fra due uomini forti, molto forti, quindi Erdogan e Putin. Beh, se c'è uno che non ha cambiato posizione dall'inizio del conflitto in Siria, quello è Vladimir Putin. Erdogan invece, come abbiamo visto, l'ha cambiata e l'ha cambiata anche spesso. Allora il problema è capire perché Erdogan abbia cambiato opinione e qui abbiamo affrontato diciamo, il, eh, la questione, ma possiamo determinare con un sufficiente grado di certezza che eh, Putin eh, ha in qualche modo, con il suo intervento militare deciso ormai più di un anno fa, ha rovesciato completamente le sorti del conflitto e ne vediamo le conseguenze eh, con il voto ieri al... Il eh, Consiglio di sicurezza dell'ONU, un voto, eh, una risoluzione passata all'unanimità, quindi anche con il parere eh, della, della con il voto favorevole degli Stati Uniti, eh, che sostanzialmente sostiene e appoggia l'iniziativa eh, 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 della Russia e, e della Turchia e dell'Iran dell che si pongono come garanti di un accordo di pace che eh, verrà negoziato, si spera, in in, uh, in Kazakhstan, ad Astana alla fine di, di gennaio, con due assenti clamorosi: eh, l'Unione Europea e, eh, e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti di Obama, perché bisognerà capire quando ci sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca Donald Trump, quando si insedierà il 20 di gennaio, eh, bisognerà capire quale sarà la posizione di Donald Trump a proposito della Siria. Ma tornando al discorso Siria, eh, in qualche modo non si può non tener conto del fatto che la Russia ha influenzato, ha determinato un cambiamento eh, totale eh, nelle sorti della guerra, del conflitto, in qualche modo imponendo a Erdogan eh, di eh, abbandonare l'antica alle alleanza, l'antico flirt con i jihadisti e con lo Stato islamico e, e allineandosi su una, eh, sulla, sulla linea politica strategica mai cambiata sin dall'inizio, che è stata quella di, quella di Putin. Questo è molto interessante e sarà molto interessante vedere poi, nei prossimi giorni, cosa accadrà eh, negli Stati Uniti, quali saranno le decisioni eh, del, eh, del nuovo presidente americano Donald Trump. E questo, e questo è l'interrogativo degli interrogativi, ma lo vedremo nelle prossime settimane. Alberto Negri, io volevo eh, tornare alla situazione eh, turca con un Erdogan che eh, vede intanto una situazione economica eh, molto meno florida rispetto al passato. E questi sono nodi che ben presto arriveranno al pettine. Sono già al pettine perché, eh, vedi, è ormai è chiaro anche dai dati che sono stati... Forniti recentemente, il boom turco ormai è un ricordo, si sta sgonfiando. Si sta sgonfiando per molti motivi e la stessa politica di Erdogan ha subito dei fallimenti perché non è riuscito, come dire, a diventare il leader di una parte del Medio Oriente come avrebbe voluto. Il punto ha... di riferimento sunnita. Esattamente, ha profilato addirittura il fatto che potesse riconquistare Mosul e Aleppo alla Turchia, no? riattaccandosi un pezzetto di impero ottomano aveva fatto l'alleanza con i, i fratelli musulmani in Egitto ed è fallita anche questa perché c'è stato il colpo di stato di Al-Sisi Al ma soprattutto cosa pensava? Pensava che con la sua leadership la Turchia avrebbe anche, come dire conquistato economicamente non solo il Medio Oriente ma avrebbe avuto una grande proiezione a Est, a est. non è stato così e soprattutto non lo è nelle cifre perché la Turchia non può fare a meno dell'Europa? Il 50% dei commerci della Turchia sono con l'Europa, il 75% degli investimenti stranieri sono europei, quindi quando si parla degli investimenti delle monarchie del Golfo si parla di frazioni rispetto alla realtà, oltre il 70% dell'indipitamento delle aziende turche sono con l'Europa e quindi Erdogan è legato a doppio filo come noi siamo legati a doppio filo con la Turchia. C'è qualche altra cosa che lega la Turchia all'Europa e certamente non è positiva ed è quel gran numero di attentati, più di 20 che ci sono stati lo scorso anno e che rendono la Turchia vicina a tante capitali europee, a cominciare da Parigi. Ma questo 2016 di attentati ce lo racconta Alessandro Gaeta. Il capodanno di sangue di Istanbul segna la fine di un biennio di morte e terrore sotto il segno di al-Baghdadi. Le ostilità si aprono a Parigi il 7 gennaio 2015. Prima la strage alla redazione di Charlie Hebdo e poi l'assalto al supermercato Kosher di Vincenzo. Lì prendemmo confidenza con la doppia sigla ISIS-Daesh, che al di là dell'acronimo sta a significare la stessa cosa: il terrorismo islamico è sbarcato in casa nostra e per gli europei non ci sarà più pace. Alla ricerca di simboli e di dimostrazioni di forza, i guerriglieri di matrice islamica attaccano più volte la Francia, il paese che in Europa ha pagato finora il prezzo più alto. 230 vittime dalla strage di Charlie Hebdo passando per la notte del terrore di Parigi, quando il 13 novembre 2015 al Bataclan morì anche Valeria Solesin. Fino ad arrivare al tir lanciato il 14 luglio scorso sulla folla della Promenade des Anglais, subito seguito dall'orribile rituale dell'anziano sacerdote. Sgozzato sull'altare di una chiesetta in Normandia. Il secondo paese a sentirsi più di altri sotto attacco è il Belgio. Tutto gira attorno al quartiere arabo di Bruxelles, da dove venivano gli attentatori di Parigi e da dove si innesca un'ennesima giornata di terrore che, in tre attentati, lascia sul terreno 31 morti e 300 feriti. Negli ultimi sei mesi, la strategia del terrore avvolge la Germania. Un inizio in sordina che culmina con le stragi di Monaco e Berlino. Prima un giovane profugo afghano che a luglio sbarca all'impazzata in un centro commerciale e poi il Tir, dirottato da Nisa Mri sul mercatino di Berlino, che uccide tra gli altri, Fabrizia Di Lorenzo e getta un'ombra di paura sulle feste di Natale in tutta Europa. La galassia del terrorismo islamico guarda anche fuori dal vecchio continente pur di allungare il suo bilancio di sangue, cerca vittime nelle comunità occidentali sparse per il mondo. A luglio in Bangladesh è l'Italia ad avere la conferma di essere finita nel Mirino. Tra le vittime dell'irruzione in un ristorante di Dhaka si contano nove italiani. Ma l'intera Turchia nel 2016 ad essere in trincea. Nove attentati, 232 morti, molti stranieri. Fino a ieri sera, quando il bollettino di questa simmetrica guerra è cresciuto di altre 39 vittime innocenti. E siamo collegati con Rino Pellino, nostro. Eh, corrispondente dalla eh, Germania, da Berlino, Rino. Allora eh, immagini che sembrano tragicamente simili a quelle eh, che abbiamo visto di recente proprio a Berlino. Ma infatti questo sì. è il tono di tutti i commenti oggi e che ci saranno su, secondo le anticipazioni sui eh, quotidiani di domani. È un attentato quello di Istanbul che colpisce l'Europa. Che, colpisce, eh, che ha la stessa simbologia degli altri attentati, non solo del Bataclan, ma in qualche modo anche quello eh, del mercatino di Brahichide Plaza. Si colpisce il simbolo del, eh, dell'Occidente, del, eh, della molteplicità, il simbolo del, del vivere insieme. E eh, su questo si comincia anche a ragionare. Mh, Berlino viene fuori eh, da eh, una giornata, quella, quella di ieri, in cui eh, mh, diciamo che era stata mh, particolarmente strana perché non si era mai vissuto una eh, militarizzazione come quella che abbiamo visto eh, per festeggiare il Capodanno. Eh, C'erano delle misure di sicurezza ferocissime, rigidissime, eh, controlli a tappeto, mh, perquisizioni prima di eh, poter arrivare alla mh, porta di Brandeburgo, dove, il party dove si svolge sempre il party più... Eh, grande d'Europa, per carità c'erano state anche negli anni precedenti delle misure, eh, dei controlli, ma non erano così eh, ossessivi diciamo così e che hanno in qualche modo consentito di evitare un... Um, un, un problema, ma come eh, diceva ieri sera stessa la cancelliera nel suo messaggio alla eh, Germania, il eh, pericolo maggiore viene proprio dal eh, terrorismo islamico, questa sarà la eh, prova principale, al quale però noi dobbiamo opporre una società libera, aperta e solidale, quindi non dobbiamo cambiare i nostri valori, ha detto Angela Merkel soprattutto, eh, non vogliamo che siano degli assassini a dettare il nostro stile di vita. Allora se da un lato c'è eh, in Germania in questo momento eh, l'aspirazione la, a voler eh, mantenere quelli che sono i propri eh, valori, dall'altro si guarda con preoccupazione alla Turchia. Ci sono tanti aspetti, anche qui. 4 milioni di eh, persone che vivono in questo paese hanno o il passaporto turco o radici in Turchia e eh, sono una quota importantissima. Eh, mh, ci sono state molte tensioni negli ultimi mesi tra Berlino ed Ankara su tante questioni, che adesso eh, invece eh, in qualche modo vengono superate proprio dalla comune sfida al eh, terrorismo. Ci sono stati oggi dei messaggi da parte di Angela Merkel e da parte del eh, ministro degli, eh, degli esteri Steinmeier, che eh, non sono così di. Eh, mh, Soltanto di, eh, di circostanza eh, non era soltanto delle condoglianze, ma il senso di volersi eh, sentire insieme alla Turchia contro un pericolo che eh, rischia di sfuggire di mano, quale è quello del terrorismo. Su questo si innescano anche le indagini su Amri, il, il terrorista del mercatino eh certo, di Natale, certo. e dei loro complici che continuano a non essere in qualche modo chiare. Quindi anche questo è un elemento che pesa sulla Germania: il fatto di aver paura e di essere in qualche modo in balia di cellule che diventano in qualche modo inafferrabili. Ecco, se poi a questo aggiungiamo che non è, non è ancora un fatto consolidato. La piena collaborazione tra polizie e servizi segreti europei, insomma, ecco, ci sarebbe ancora eh, molto da fare. Eh, ci chiedevamo prima ma qual è la metropoli europea che più ha sofferto per il terrorismo negli ultimi mesi? Beh, eh, se Istanbul è Europa la risposta è Istanbul, altrimenti se no, sicuramente non possiamo non considerare Parigi la più colpita. E a Parigi c'è Alessandro Cassieri. Sì, e questo sentirsi così esposti rispetto all'ondata terroristica che si è scatenata in Europa negli ultimi 15 mesi rende i francesi particolarmente sensibili anche su tutto ciò che di eh, terroristico avviene altrove e l'attentato di ieri a Istanbul così come quello di qualche giorno fa al mercatino di Berlino, al mercatino di Natale di Berlino, è impressionante per i francesi proprio per le modalità che sono state utilizzate nel realizzare questi attentati. Perché quello di Berlino aveva praticamente la modalità fotocopia di quello che si è perpetrato sul lungomare di Nizza il 14 luglio scorso con il camion kamikaze che ha fatto strage degli astanti durante, tra l'altro, anche lì molto emblematicamente interessante, la festa nazionale repubblicana francese del 14 e poi eh, l'analogia, la anche questa sorprendente e, e impressionante, eh, dell'attacco di ieri sera al nightclub Reina che nelle modalità ricorda moltissimo quello al Bataclan, infatti molti hanno chiamato il Bataclan turco quello che si è realizzato giusto appunto 24 ore fa a Istanbul e queste preoccupazioni sono da una parte eh, a livello generale, a livello politico abbiamo visto con quanta attenzione e con quanta eh, securitizzazione si è proceduto al controllo del territorio nazionale in Francia nella giornata chiave di ieri perché si temeva che qualcosa potesse succedere 100.000 uomini non erano mai stati dispiegati in tutta la Francia per cercare di prevenire eh, eventuali attentati e le parole tra l'altro del Ministro dell'Interno questa mattina che ha detto che è passato il veglione di Capodanno aveva il senso di una grande tranquillità eh, raggiunta, acquisita dopo lunghissime giornate di tensione. C'è un aspetto che poi riguarda i rapporti tra la Francia, come paese tra quelli più critici nei confronti della Turchia di Erdogan negli ultimi anni. Eh, storicamente la Francia ha un rapporto complicato con quel paese, c'è la questione del riconoscimento o meno del genocidio degli armeni, di cui la Francia si fa eh, paladina eh, ciclicamente e che è argomento assolutamente tabù per Ankara, tanto più con un presidente come Erdogan, Ebbene la Francia vede con grande preoccupazione anche alla instabilità di quella sorta di presidio che c'è sul fronte medio orientale rappresentato da un alleato della Nato molto titubante negli ultimi anni. Ricordiamo che la crisi diciamo così, di credibilità internazionale di Erdogan probabilmente è nata... In un incontro che si è tenuto nella sala ovale a Washington con il presidente Obama, con il suo capo della sicurezza e con Erdogan, che era accompagnato a sua volta dal capo dei suoi servizi. Ebbene, in quella immagine, che è stata tra l'altro pubblicata o hanno tentato meglio di pubblicarla i colleghi di Zamano, un giornale musulmano ma critico nei confronti di Erdogan che è stato chiuso giusto appunto marzo scorso si vedeva tutta la freddezza tutta la diffidenza di Obama che andava in quell'occasione a rimproverare accusandolo Erdogan di fare un gioco molto sporco in Siria ecco lì è cominciata una sorta di criticità per il sistema turco dal quale si è ah. derivati una instabilità che oggi preoccupa ad esempio la Francia che vede, ed è la notizia di questi ultimi Due giorni in 90.000 i richiedenti asilo, cioè di profughi, rifugiati che sono arrivati in Europa e che chiedono asilo alla Francia in numero di 90.000 soltanto nel 2016. Un elemento di incontrollabilità, diciamo così, di questo fenomeno che allarma molto Parigi. Grazie, grazie ad Alessandro Cassieri. Eh, Mario Giro, eh, poco più di un anno fa, è uscito con un libro che proprio raccontava il il giovane jihadista e, e, e il, eh, questo anelito al suicidio. C'è qualche elemento di novità eh, negli ultimi avvenimenti che abbiamo visto in Turchia? Ma io. Non vedo grandi elementi di novità se non quello del fatto che questa generazione che si lascia prendere dai maestri del male non è più soltanto una generazione straniera, non è più soltanto una generazione, se vogliamo, di origini medio ma più si allargano le guerre e più si allarga questa generazione. Cioè è una malattia che può colpire chiunque. Proprio perché è slegata dalla tradizione islamica in un certo senso, pur facendo pesanti riferimenti ad essa. Quindi io penso che siamo di fronte a un cambiamento antropologico e a questo punto noi dobbiamo stare molto attenti, attenti ai giovani, attenti alle seconde generazioni qui, attenti ai giovani turchi anche, perché la Turchia, come dicevamo prima, ci preoccupa e ci interessa perché ne va della nostra stabilità. Siamo comunque legati a questo grande paese. Tutte le notizie negative che vengono dalla Turchia, al di là di quello che uno può pensare sulla politica del governo turco negli ultimi anni, sono notizie che ci devono interessare e preoccupare. Anche perché nello scambio tra governi noi possiamo dire ai turchi quello che non è andato bene secondo loro, noi loro ci dicono, anche perché siamo tutti coinvolti, sulla Siria chi è che non ha commesso errori? Posso dire, posso dire che... Eh, per alcuni aspetti l'Italia, pur essendo un paese medio, quindi avendo poca voce in capitolo in questioni politico-militari, Margelletti penso che non mi correggerà su questo: drammaticamente, drammaticamente è così. E, mh, avevamo fin dall'inizio detto, Ginevra 1, coinvolgiamo l'Iran, no, ci hanno risposto. Abbiamo detto, coinvolgiamo la Russia prima che si autocoinvolgesse come abbiamo visto. E ci è stato risposto di no, che eravamo troppo filorussi, eccetera. Abbiamo sempre tenuto un rapporto con la Turchia, malgrado, io mi ricordo le prime riunioni dei Friends of Syria, quando i turchi ci dicevano lasciateci invadere la Siria oh. e gli europei, che però già davano armi a gruppi strani europei, dicevano no, no, non entrate. Cioè, c'è sempre stato un atteggiamento ambiguo da no. eh, Francia, da Escolonia eccetera. Su questo devo dire che eh? i governi, successivi, Sette, i governi serie, italiani: destro e sinistra, in questo non, hanno non sono cambiati, e qui c'è una continuità di linea di politica estera, malgrado non sia tanto ascoltata, oh. abbiamo sempre tenuto un atteggiamento ragionevole e questo a cui io richiamo: non sono buone notizie o problemi loro, tra virgolette, quello che succede a Istanbul. E' come diceva giustamente all'inizio, Istanbul è dietro l'angolo. Eh, è sì. dietro l'angolo. Amedeo Ricucci, eh, l'Isis in questo momento sta perdendo colpi. Eh, questa è una buona notizia e quanto è vera? No, infatti l'impressione mia è che siamo molto eh, qui a discutere, preoccupandoci della tenuta o meno della Turchia preoccupandoci della vulnerabilità delle nostre società di fronte al terrorismo dell'ISIS ma non teniamo conto dei dati oggettivi l'ISIS sta perdendo terreno sul, sul piano militare in Iraq e in Siria in Iraq ha perso praticamente il 50% del territorio che controllava in Siria ne ha perso il 35-40 e non sono calcoli della serva, perché comunque la dimensione statuale del califfato era l'elemento che affascinava i giovani foreign fighter e li faceva venire in Siria e in Iraq. L'immaginario dei uh, jihadisti si coltivava grazie a questa utopia regressiva del califfato che adesso sta avvenendo meno. L'altra gamba dell'ISIS, quella ISIS, organizzazione terroristica, adesso sta prendendo il sopravvento. È, uh, una cosa, è un campanello d'allarme uh, uh, di cui bisogna assolutamente tener conto anche perché negli ultimi sei mesi, eh, non ci sono prove per dirlo, ma uh, l'attentato di ieri, così come gli ultimi attentati in Turchia potrebbero rifarsi a questo, i foreign fighters stanno rientrando a casa. 500 sono rientrati in Punto. Francia. Il problema con cui noi avremo a che fare sono, è il terrorismo di ritorno. Questo vuol dire che quindi buone notizie sul piano militare laggiù, brutte notizie per noi qui. Se posso Certamente, aggiungere una parola a questo che giustamente molto rapidissimo. Lei faceva riferimento a, a quello che ho studiato, Alberto Negri, che ne sa anche più di me. Eh, si ricorderà di questo proto-terrorismo degli anni 90, motivi di fascinazione per giovani salafiti in questo mondo che ormai si è ancorato, li possono trovare dovunque. Sono passati dalla guerra d'Algeria degli anni 90, alla Bosnia, alla, fino allo Yemen di adesso: ogni volta che c'è una guerra. Dovunque sia ho una crisi, c'è il rischio di questo contagio. Noi dobbiamo saperlo. Le guerre non risolvono, sono crogiuoli per questi fenomeni che lei giustamente sì. diceva. Allora, io tornerei da Lucia Goracci a Istanbul. Lucia, naturalmente adesso è tardissimo, però io vorrei una tua opinione sui cambiamenti che stanno avvenendo in Siria ai confini, eh, scusa, in Turchia ai confini con la Siria. Anche lì proprio stanno succedendo molte cose molto rapidamente. Ascoltandovi parlare eh, soprattutto di Parigi, mi è venuto in mente di quando nello scorso aprile entrammo eh, nella Palmira appena riconquistata dal regime di Bashar al-Assad e in particolar modo in una prigione nelle segrete dell'Isis. C'erano parecchie copie eh, di un comunicato in ciclo stile che inneggiava la strage del Bataclan a Parigi, città bordello, con a capo appunto un capo bordello che era il presidente Hollande. Allora l'ISI scolpisce proprio queste, come possiamo. Dire in realtà meta territoriali, meta che sia il Nat Club a Istanbul o appunto il concerto a Parigi o anche le spiagge dove arrivano gli occidentali in Tunisia, ma colpisce soprattutto quei musulmani che le frequentano, secondo l'Isis o comunque questo terrorismo eh, jihadista eh, asservendosi in qualche modo al modello occidentale. Questa è la prima riflessione che mi viene da fare a conclusione. Altra osservazione. C'è un prima e c'è un dopo Aleppo. Questa è la prima strage in Turchia dopo Aleppo perché da quel punto di vista, secondo quella retorica, Aleppo è stato il momento in cui la Turchia ha veicolato, eh, in qualche modo accordandosi con Russia e Iran, la resa incondizionata dei ribelli ad Aleppo e questo, sempre da quel punto di vista, deve pagare. Allora, e qui arrivo alla mia conclusione, ci troviamo di fronte al paradosso di un presidente Erdogan, uomo forte di un paese sempre più fragile. Grazie, grazie eh, Lucia eh, Goracci. Adesso Carmela Giglio per chiedere se ci sono eh, sviluppi dell'ultima ora eh, per quanto riguarda la grande caccia all'uomo scatenata in tutto il paese, non solo a Istanbul. Le ultime notizie riguardano eh, l'avvicinarsi della polizia identificare, eh, a dare un nome, un'identità. Eh, al killer del, del Reina. Eh, lo stanno facendo seguendo le tracce che ha lasciato, che ha lasciato sul luogo della strage dove ha abbandonato eh, l'arma e si è eh, liberato di una giacca che indossava, lo ha lasciato sul, eh, sul taxi che ha preso per, per raggiungere la discoteca e lo stanno facendo anche attraverso la foto che è stata diffusa non dalla polizia ma da alcuni siti online che per, le cui pagine peraltro vengono già eh, oscurate in queste ore questi stessi eh, siti azzardano eh, addirittura una possibile eh, origine tracciano una sorta di identikit del, del killer che potrebbe essere un uh, terrorista affiliato ad una uh, branca dell'Isis che un, con origini ceceno afghana. Va ricordato, questa potrebbe essere anche forse soltanto una coincidenza puramente temporale, non è la prima volta che a compiere attentati eh, in Turchia siano eh, cittadini terroristi provenienti dall'area centroasiatica. È successo ad esempio proprio con l'attentato che colpì l'aeroporto di Ataturk e anche qui un'altra eh, coincidenza: questo attentato arriva, lo abbiamo anche ricordato, è stato anche ricordato prima, arriva all'indomani della ritrovata armonia eh, turco-russa e dell'approvazione del, eh, da parte del Consiglio di sicurezza del loro piano di, della loro tregua eh, per la Siria. Quell'altro attentato che colpì la Taturca arrivò proprio eh, all'indomani di una ripresa dei rapporti dopo il Grande Freddo che aveva separato eh, Ankara e, e Mosca. Grazie eh, Carmela Giglio, io vorrei eh, andare ancora un attimo rapidamente eh, da, eh, da Alessandro Cassieri a Parigi, eh, c'è una cosa che ci lega eh, tedeschi, italiani, francesi ed è il problema della sicurezza e della, eh, dello scambio di notizie essenziali, vitali tra le polizie e i servizi di sicurezza. Eh, Parigi sempre più militarizzata comunque. Questo è un dato di fatto, Alessandro. Diciamo che la Francia è molto controllata, come diceva giustamente qualcuno oggi, poi bisogna vedere se è tutto sotto controllo, però di fatto il dispiegamento è imponente, devo dire fatto anche con molta discrezione, con molta savoir-faire, quello che però resta il punto chiave per i francesi è capire se tutto questo dispiegamento è in grado di fronteggiare le minacce che si fanno avanti. Resta Argomento di dibattito: il come abbia potuto Anis Amri, il responsabile dell'attentato di Berlino, eh, stazionare e muoversi e prendere due treni in Francia per due o tre giorni prima che passasse il confine un'altra volta, in questo caso verso l'Italia, senza essere mai riconosciuto, né controllato, né fermato. Andrea Margelletti, eh, la sicurezza nel nostro paese finora è andato tutto bene. Che bisogna fare? Tutto è perfettibile, ma il sistema italiano è un sistema che funziona meglio di altri paesi. Noi abbiamo un tavolo permanente di dialogo, si chiama Casa, Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, dove i servizi segreti e le, le forze di polizia parlano. Questo negli altri paesi non c'è. Dialoghiamo molto bene gli altri paesi costantemente e sono anche tante le operazioni congiunte tra i servizi di altri paesi e i nostri, tra le forze di polizia degli altri paesi e le nostre, la differenza che le forze dell'ordine italiane, che i servizi di informazione e sicurezza italiani tra di loro si parlano, questo all'estero non c'è. All'estero magari un servizio segreto parla 100 volte con quello italiano, una polizia parla 200 volte con la polizia italiana e con i carabinieri, ma all'interno dello stesso paese... Piuttosto si uccidono, ma non si scambiano informazioni, non condividono attività operative. Da noi questo non succede. Uh, in conclusione, uh, una, un problema di intelligence o di presenza sulle strade? Entrambi. Il controllo del territorio è fondamentale e dobbiamo dire che per adesso funziona e naturalmente ci vuole anche intelligence, ci vogliono scambi e poi ci vuole fiducia. Noi abbiamo avvisato i tedeschi sulla pericolosità di Amri. Sette volte i tedeschi si sono riuniti per discutere se i nostri dati erano sufficienti e non l'hanno ritenuto. Ci vuole anche fiducia nello scambiarsi le notizie. Perché tutto possiamo dire di Amri meno che non fosse identificato, era identificatissimo. Poi perché si può girare per l'Europa? Beh. Noi dobbiamo immaginare che da questo punto di vista con Schengen l'Europa è come gli Stati Uniti, ci sono polizie statali, c'è quella federale se vogliamo ancora non tanto in Europa, però uno in treno si sposta, in macchina certo, si sposta. Assolutamente sì. Alberto Negri, in conclusione, stanno cambiando tante cose, eh, stiamo aspettando l'arrivo del nuovo Presidente americano e questo è un appuntamento ineludibile, eh, ma in questo momento la strategia russa sta funzionando. Come stanno andando le cose? Dovrebbe esserci un cessate il fuoco attuato in questo momento in Siria. Il cessate il fuoco sta tenendo, sta tenendo. ha avuto la sanzione anche da parte del, del Consiglio di sicurezza, però attenzione, vorrei dirvi una cosa, non dobbiamo troppo adagiarci in questi accordi. Questo accordo è stato fatto tra... La, la Turchia, la Russia e eh, l'Iran. La Russia e l'Iran sono due paesi sanzionati dall'Alleanza Atlantica, non dimentichiamocelo e non dimentichiamoci che con tutta la solidarietà che noi dobbiamo alla Turchia in questo momento, il signor Erdogan in questi ultimi mesi ha messo in galera migliaia di giornalisti, scrittori, funzionari di governo, funzionari di Stato, insomma, ha riempito le galere, ha messo in galera anche l'opposizione. Legale kurda in Parlamento. Attenzione perché ogni accordo con questi paesi è un accordo magari obbligato, ma a basso tenore di democrazia. Ecco, io vorrei ricordare che proprio citava negri giornalisti arrestati in Turchia tre giorni fa è toccato ad un fuoriglasse del giornalismo turco, Ahmed Sik, che ha denunciato con grande coraggio tanti scandali, eh, non solo politici, nel suo paese e magari gli accadrà come a tanti altri per mesi in carcere senza nemmeno sapere di che cosa è accusato. Ricordo eh. che quando si fece l'accordo Turchia-Europa, il governo italiano fu l'unico a chiedere che nel famoso accordo dei 3 miliardi fosse inserita la questione dei giornalisti e i nostri 27, a quell'epoca ancora colleghi, non hanno voluto. Sì, ha Bisogna avere lo, il coraggio però di dire che la superficialità è la madre di tutti gli amori effimeri. E noi paghiamo e che Putin non è il difensore degli interessi occidentali in, in Siria perché bombarda non certamente l'Isis se non lateralmente ma bombarda gli, i nemici di Assad per mantenere le sue basi militari e il suo appoggio lì. Ma soprattutto che la, il ruolo della Turchia, il ruolo della Russia e il ruolo dell'Iran in Siria e, e anche in Iraq vanno a riempire un vuoto imbarazzante dell'Europa, fallimentare, dobbiamo avere il coraggio di dire che mentre quelli ci sparano noi twittiamo, perché questo succede a Bruxelles. Allora noi ci rendiamo conto se, che se, se vogliamo essere un'Unione Europea fatta da persone serie, che dobbiamo avere leadership serie, che prendano, facciano attività di politica comune. Altrimenti twittiamo e quelli ci sparano. Per questo dicevo che bisogna prendere su serio questa situazione, molto sul serio e non pensare che i loro problemi ci salvano. I loro problemi sono i nostri. Grazie, io vi ringrazio. In conclusione eh, vorrei solo eh, dirvi una impressione. 15 anni fa circa eh, a Istanbul andai alla... Eh, discoteca reina perché sembrava il simbolo di un paese che stava trionfalmente entrando in Europa, un simbolo occidentale di divertimento, scorrevano eh, champagne e caviali a fiumi, i più ricchi arrivavano addirittura dal, bosco, dal bosforo in motoscafo in discoteca e c'erano luci e c'era musica e c'era tutto. Sembrava, mi verrebbe di dire, una Istanbul da bere. Ma sono passati 15 anni e il panorama è assolutamente cambiato, cambierà ancora molto in questo eh, 2017, saremo qui per raccontarvelo. Grazie e buona serata.